3 febbraio 1998. Nel pomeriggio, un aereo in volo d'addestramento, partito dalla base NATO di Aviano, trancia i cavi della funivia che da Cavalese porta al Monte Cermis. Una cabina della funivia precipita a valle e muoiono 20 persone. All'epoca si parla di una bravata finita male dei piloti statunitensi per dimostrare la loro abilità aerea. Nel 1999 una corte marziale degli Stati Uniti assolve i 4 Marines, fra cui il pilota dell'aereo Prowler Richard Ashby. Nel 2001 gli USA risarciscono le famiglie, 4 miliardi per vittima.